Sono Miriam, mediatrice culturale a bordo della Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency. Siamo a Ortona, dove sono appena terminate le operazioni di sbarco delle 64 persone soccorse. La notte tra il 10 e l'11 è stata effettuata anche un'evacuazione medica di un minore non accompagnato perché la sua condizione fisica, la sua condizione sanitaria era peggiorata e non poteva aspettare ulteriori 3 giorni di navigazione, per cui è stata effettuata un'evacuazione medica. Nel frattempo, durante questi 3 giorni di navigazione, le persone hanno avuto modo di raccontarsi, ma soprattutto anche hanno avuto modo, una grande voglia di denunciare quello che hanno subito durante la permanenza in Libia. In particolare, la storia di un ragazzo siriano testimonia ancora il fatto che la Libia non è un luogo sicuro dove terminare le operazioni di ricerca e soccorso in mare. Questo ragazzo infatti ci ha raccontato di aver passato tra l'altro il suo compleanno nelle carceri libiche, dove ha subito dei trattamenti disumani e degradanti. Ha raccontato che ha visto subire qualsiasi tipo di violenza sugli altri e li ha subite in prima persona, e la prima cosa ha detto di voler fare una volta raggiunta l'Europa è quella di denunciare quello che ha visto in Libia. Ci ha raccontato il fatto che le persone in Libia non sono considerate tali, ma sono considerate delle vere e proprie monete ambulanti per quelle che lui ci ha descritto le milizie libiche. Adesso questo ragazzo è sbarcato insieme alle altre persone e il suo sogno è quello di fare studiare medicina in Europa, e non possiamo che augurare il meglio a lui e a tutte le altre persone.